conosciuta di gente con la testa dura, Mida. Ma la tua è un monolito con la fottuta punta di diamante. Pensi di fottermi come una brutta puttana, Sai quanto mi dà fastidio ripetere le domande? Non lo sopporto, cazzo! Mi dà il male di vivere! Quindi per l'ultima volta, chi ti porta l'oro? Cazzo te lo dà l'oro, Cazzo parla! Io ve l'ho detto la verità. Non me lo dà nessuno. Nessuno, Nessuno, L'amico degli animali ha buon cuore. I piccioni te lo danno, te lo cagano in testa. E poi ti fai la doccia con l'oro. Hai capito? La principessa Mida si fa la doccia con l'oro. L'oro e il sapone. E con che cazzo te lo pulisci il culo, Quei bigliettoni da 500. Di la verità, cazzo. Porco. Nessuno. Vedi, Mida, un attimo prima che rispondessi, io avevo questa visione in cui tu mi dicevi un nome fantastico, cazzo. E io ribattevo come si fa con i bambini, per cortesia, che gli dici, però, bel nome. Anche se ti fa cagare le budè. E poi c'era questo abbraccio caloroso, cazzo. Come due amici che si riappacificano dopo un parapiglia turbolento. Eravamo radiosi, eravamo felici, come due checche, abbracci spiaccicati a casaccio. E poi tutti insieme, da quel gran coglione di Semmie, ci sparavamo uno shortino al mirtillo che ci dava un sacco di tono. Ma a te non piacciono i lieto fine, Mida, A te piace darti la zappa sui piedi, Ce l'abbiamo una zappa, Vais? Qui? No, a Chinatown, cazzo! A Chinatown usano le zappe! Era per dire, non capisci un cazzo! Era per dire, come su Saturno, cazzo! Ah, fanculo, comunque non le abbiamo le zappe qua. Allora vado a prenderla in campagna, porca puttana! No, perché? Se no, non puoi capire quanto fa male sui piedi. Cazzo, è una cosa tremenda! Vado, perché c'ho una voglia del cazzo! Fa male, cazzo! Anche il cavo. Si parte su destra. Ora sei messicano. Che buonissimo. Aroma banana. Va. Il doppio, e se riusciamo a chiudere entro oggi, la prossima volta te ne porto tre volte tanto. È il triplo. Questo devi sapere che mi paese non può essere. È un po' come se tu vuoi fottermi. No, non voglio fotterti. Voglio solo che tu compri da me regolarmente. E diventi il mio cliente fidato. Se ci sono problemi, posso vendere a qualcun altro. Carlito? Bueno. Non me fotti. Calmati, Vice. Ho una proposta da farti. Sparo, cazzo, sparo! Se vieni a lavorare per me, ti pago il doppio di quanto ti pagava China. Non ti basta. Il triplo. Tanto io, in questo gioco al rialzo, posso giocare all'infinito. Vuoi sapere come faccio? Io
vista. Un alchimista che trasforma il ferro in oro! Ma tu sei pazzo! Tu sei pazzo! Ma io voglio crederti! Voglio crederti, sì! È giusto così! Signore e signori, questa sera sono lieto di presentarvi la più grande messa in scena di tutti i tempi. Qualcosa che farà sobbalzare le vostre chiappette flaccide là davanti. Il nostro ospite trasformerà questo estintore in un estintore completamente d'oro. Ladies and gentlemen, il grande, il celeberrimo Re Mida! Mi raccomando, pensa alla parte, dimenticati del pubblico. Vai. Ora, madame e monsieur, come detto dal nostro conduttore, trasformerò questo estintore di ferro. Vi appoggerò la mia collana, altrimenti conosciuta come la pietra filosofale. E questo estintore di ferro diventerà un estintore d'oro. Questo è d'oro, è tutta d'oro, io sono ricco, vuoi esserlo di più, di più, potresti avere una macchina d'oro, sì, un carro armato d'oro, un diamante d'oro, inizio piccolo, ancora di più una casa d'oro, un grattacielo d'oro, e noi in cima a vedere tutto il mondo che si trasforma in oro, è sempre stato il mio sogno, sempre. Sai? Io non condivido quello che penso, tantomeno quello che dico, e quello che faccio non mi soddisfa. Ho altri piani per te.